Salve, con questo video iniziamo a parlare delle virtù teologali, fede, speranza e carità. Sono semi che il Signore ha messo nel battesimo, mette, rinnova nei sacramenti, risveglia con l'ascolto della parola di Dio e che noi con la nostra libertà, aderendo alla grazia di Dio, dobbiamo sviluppare, dobbiamo far crescere. Vi dicevo, il primo è la fede. Della fede si possono dire tantissime cose, ma la fede come virtù ha un suo compito specifico. La fede come virtù cos'è? Un habitus, cioè un modo abituale di porsi di fronte alla vita, che facilita la vita, che aiuta a vivere. La fede in questo senso è un elemento essenziale. La fede, qual è la sua funzione? Dice Sant'Agostino, dice anche San Tommaso, la fede illumina l'intelletto, cioè schiarisce la nostra mente. Perché c'è bisogno di illuminare l'intelletto? Come lo illumina? La fede, cos'è la fede? Crede in Dio, ha una relazione con Dio, sa che Dio c'è e lo insegna all'intelletto, che abitualmente forse lo sa, se sei cristiano, però a volte non lo sa, nel senso che quando nella vita arrivano situazioni critiche, difficili, ti muore una persona cara, ti ammali, perdi il lavoro, i tuoi figli si ribellano, i tuoi genitori non ti capiscono, ti ha lasciato la ragazza, si entra in un buio totale. Non è vero che noi possediamo certe cose, no? E non è sempre evidente che c'è Dio, anzi, se guardi il mondo, non è così chiaro che c'è Dio, E uno può anche farsi tanti bei ragionamenti, le cinque vie per la prova di Dio di San Tommaso, che sono tutte cose vere, ma non aiutano la vita in realtà. Quello che aiuta la vita è la fede. La fede. Quando si entra in un tunnel, e ci entriamo spesso, la fede ci conduce fuori del tunnel, piano piano, e poi vediamo la luce e capiamo che era vera, che la fede è vera. Però c'è un tratto, come pensa Israele quando passa il Mar Rosso. Ti ricordi? Dietro agli egiziani che stanno per distruggerli, davanti al mare chiuso, il mare si apre e loro entrano tra due mura di acqua, non sapendo se si chiuderanno o no, ma Mosè ha fede in Dio e attraversa il mare. La mattina, quando il mare si richiude, loro sono tutti salvi e i loro nemici sono finiti. Pensa a un matrimonio, andiamo al concreto, no? Nei matrimoni la crisi arriva ed è necessaria. Quando due si sposano, magari sono anche un po' innamorati, hanno tanto entusiasmo, poi arriva il problema, no? Due giovani che si sposano in realtà si conoscono poco l'altro e ancora meno se stessi. Vengono fuori problemi, divisioni, incomprensioni, la crisi. Quando non c'è la fede, significa divorzio, significa drammi terribili a casa, violenze a volte. Quando c'è la fede, si aspetta, si pazienta, si perdona l'imperdonabile, si dà un'altra chance all'altro. E questo significa che con la fede si esce da questo tunnel. E quando si esce, i due, gli sposi, si guardano e sono meravigliati, perché la crisi li ha aiutati ad amarsi di più, a capirsi di più, a conoscersi meglio, a essere più liberi l'uno con l'altro. E il matrimonio fa un passo avanti, perché la crisi è necessaria. Così è la vita, no? Come cresciamo noi? Quando tutto ci va bene? No, quando dobbiamo affrontare situazioni difficili. La fede è essenziale per orientarci tra le situazioni difficili e dà un senso a tutte le virtù, anche le virtù umane. Pensa alla prudenza. La prudenza, il discernimento, se non conosce il suo fine, che c'è Dio, metterà un principio relativista, no, alle scelte, e allora non è più prudenza, ti porta fuori strada. La giustizia senza Dio diventa feroce, implacabile, un principio da applicare senza compassione. La fortezza, la forza senza Dio diventa pura prepotenza. Perché se non c'è Dio sono io, allora voglio prevalere io, la distorco. La temperanza, ma la temperanza è buona, la castità, la sobrietà, ecco, se non c'è Dio, se non c'è la fede, diventa un modo di autocostruirsi, di credersi superiori agli altri, diventa superbia pura. Ringraziamo Dio che ci dona la fede, ti benedica il Signore e ti protegga.